Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Ciao a tutti. Oggi abbiamo un ospite speciale, quindi ricominciano i video assaggi. Quindi oggi faremo un video dove assaggiamo qualcosa. Basta che si mangia, io sono sempre disponibile a sacrificarmi. Quindi siamo contenti perché dobbiamo mangiare, io ho pure fame quindi. Assaggeremo queste smart cake, queste sono della PHD, che non conosco sinceramente, tu conosci? L'abbiamo presa apposta per conoscerle. Sì, ma la PHD non la conosco. Comunque, sono le smart cake che trovate sul supplement, infatti è lì che le ho prese e vi lascio ovviamente il codice sconto tutte cose. Io ne ho prese tre. Tu che hai, mano? Io ho gusto caramello. No, no, aspetta. Cos'è? Torta alla carota. Ricominciamo. Non voglio niente, rimane così. No! Comunque, torta alla carota. Questa qua, torta carota. Carrot cake, non hai. Oh, io sono italiano, lo dico in italiano. Ah, io invece ho preso birthday cake perché mi ispirava tantissimo, ragazzi, quindi la volevo torta di compleanno per gli ignoranti come me. E poi ho preso anche caramello salato, ecco perché. No, lo devi dire in inglese. Salted caramel. Come si dice? Poliglotta? Come si dice? Poliglotta. Poliglotta. Io l'inglese si è... c'è ma proprio c'è. Allora, non usciamo fuori dal contesto assaggio. Sì. Quindi ragazzi, queste smart cake praticamente hanno 15 grammi di proteine e 1.2 grammi di zucchero. 1.2 grammi, mi raccomando. Quindi pochi zuccheri, pochi carboidrati e 15 grammi di proteine per tortina. La tortina è di 60 grammi. Sì, una tortina di 60 grammi. La descrizione sembra ottima. Cioè, avere due persone, cioè, non destabilizza questa cosa. No? Io assaggio torta di compleanno. Va bene, dai, assaggio questo. Poi... C'è bisogno della canzoncina, tanti auguri a te, no? Eh? No. Allora, il profumo è buonissimo. Claro. Il profumo è buonissimo. Già è una cosa, perché è l'ultima volta che lei mi ha usato per fare un video assaggio. Andato a vedere il video assaggio della cheesecake. L'ultimo è stato i budini, quelli di Paolo. Ah, quello era buono. Diciamo allora il primo assaggio. Allora, eccoci. Questo è un biscottone. Guarda che figa! No, che bellissima questa! Non si vede. Che bellissimo, non si può dire. Questa è bella. Hai visto? Con lo zucchero per terra sta cadendo. Allora, è tipo ricoperto di cioccolato. Quello è cioccolato bianco. Mm-mm. E questo è cioccolato. Vabbè, io assaggio. No. Guarda dentro, ecco, dentro dobbiamo far vedere com'è. Sì, ma così c'è troppa luce. Allora ti faccio vedere, sì. Ragazzi. Io assaggio. Ma che cos'è questa cosa così bellissima, buonissima? No. Ma guarda che buono. Sa un po' tipo di caffè. Questa sa un po' di Big Bubble. È vero, giuro. Sa di Big Bubble, ma è buono, è figo. Buono. Ma buonissimo. In genere queste cake così fanno un po', diciamo, lasciano a desiderare. Questa secondo me è buonissima. Però è davvero buona, cioè è sfiziosa. Se ha davvero 1,2 grammi di zuccheri. Sì. È davvero buona. Ma si sente proprio questo strato di caramello buonissimo. Però secondo me quella è più buona. Assaggio questa, guarda che figo. Cioè è proprio sa di caramelle, di Big Bubble. Ma è che è tipo una crema questa? Una crema. Mamma questa. Questa è più buona. Più sfiziosa questa qua. Birthday cake secondo me è approvatissima. Mi piace un sacco. Per il mio compleanno me la regali? No. Grazie. Io che non sono tanto amante delle cose troppo dolci, troppo. Preferisco questo qua. Non è dolciastro, è. Infatti è giusto descritto lì, caramello salato, è davvero così, sa. Buono. Sì, però questo è più buono. Secondo te siamo troppo alluciati? No. Non dobbiamo accendere quella luce. Perché? Dice, ormai. Ormai è fatto. Cioè, li vomitiamo di nuovo. Però che cosa gliela metto poi? Vomitiamo di nuovo le cake, le rimettiamo dentro la bustina e rifacciamo il video. Il bello della diretta è questo. No, ormai è fatta, va bene, ok. Allora proviamo adesso questa carrot cake, che secondo me sarà pure molto buona. Però questa ha 1,6 grammi di zuccheri. Già, è troppo. Questa ne ha di più. Comunque ragazzi, queste di qua appunto le ho prese sul supplement, siccome ci sono tantissime cose io vorrò fare tanti video assaggi. Potrei farle di da sola, potrei farle anche in compagnia, li vendo. Certo, molto volentieri. Ma cosa è distrutto? Sono triste, sono perché si è rotto. Allora, quando ci sono i video da assaggiare, tu devi farli con me. Questo pure è buono, mamma mia, questo è buonissimo, sento... Cos'è un pezzettino di carota? Di carota. Peccato che sei sfracellata. A forse a te non piace. Perché? Sono tipo pezzettini di carota, ci sta succedendo un manicomio qua sotto. Esterno. Però sembra buono, aspetta, facciamo così.
mentre si sfracella tutto, è caduta tutta. C'è dentro una cremina. Ma posso assaggiarlo o devo solo vedere a te che lo fai vedere a loro? Posso, siccome loro si fidano più di me, non è vero. Devo assaggiare. Ma sai che odore c'è? Di canditi. Bravo. No, a parte di canditi. Di biscotto di pan di zenzero. Bravo. Bravo. Sì, di quelli di biscotto lì. Vediamo, assaggiamo. Madonna, è successo un macello. Per te è meglio che non guardate perché c'è uno schifo. Io non guardo. Non è che mi ispira tanto il sapore. Ma no, perché è brutta. Per i miei gusti. È buona, è buonissima. Però la mia preferita, secondo me, è quella del caramello. Caramello salato. Davvero buono. No, per del cake. Per me quella è più buona. Però questo mi piace. Comunque, il prodotto è un prodotto buono. Buonissimo. Adesso questo non lo preferisco tanto, ma per i miei gusti. Ma comunque il prodotto è fatto bene. Per terra c'è un macello di briciole. Ma la pulisci tu. Manicomio. Che pulisce? Tu. Anzi, questo brand comunque non l'avevo io, che sono abbastanza esperto di brand di integrazione. Questo è un brand nuovo, non l'avevo mai sentito dire, nemmeno negli eventi che ho fatto non l'ho mai visto neanche all'estero questo brand. Però devo dire che se fa prodotti di questo genere comunque... Sì, ma credo più questa tipologia barrette. Sì, è molto valido comunque come... Perché visto, se non sbaglio, anche le barrette, queste sono smart cake, tipo tortine, biscottoni, non lo so come vogliamo chiamare, però fanno anche le barrette se non sbaglio. No, davvero un prodotto sì, degno diciamo, di nota. Appunto come spuntino. Sì, uno spuntino, fai merenda alla fine. C'hai 15 grammi di proteine, magari per me ce ne vogliono un 3 di queste qua, ma già una ragazza vuole fare uno spuntino il pomeriggio, ma anche la colazione, se sono in giro, devo partire in viaggio, per dire, sì, non infatti. Ora che siamo in quarantena, ma certo, se devo partire in viaggio, subito in borsa metto uno di questo qua, davvero sfizioso e anche nutriente. Sì, secondo me sono super approvati. No, approvatissimi. Cioè, approvatissimi. Mi piace. Nonostante io non sono tanto amante di queste cose, io sono un po', sì, diciamo, un old school, un po' rinnovato, però diciamo non sono tanto per queste cose qua, però... A me piacciono che... tutte queste cose, vabbè, lo sanno perché mi seguite su Instagram, ovviamente. No, però davvero approvo, è un ottimo prodotto. Stavo dicendo... Cosa stavi dicendo? Che mi seguono su Instagram, giusto? Dovete seguire anche me. Perché dove sta scritto? Il video insieme, ma poi su Instagram dovete seguire me, dovete lasciare un like per questo video e iscrivervi al canale, che è il mio canale, ovviamente. Che ma insomma, io allora che cavolo faccio? Tu fai la comparsata. Cioè io faccio, faccio il reggimoccolo, cioè che faccio? Comunque queste tortine sono super approvate. Quindi andate a seguire anche me, qua sotto lo lasciamo, sì, il mio ovviamente. Profilo Vi ricordo Instagram. Sempre il mio codice sconto per acquistare sul supplements, meno 10% sul carrello finale. E per me se ordino io? Pure. Io dico, io sono il fidanzato di Alessandra, che sconto mi fate? Sempre mi quello. Mi bloccano secondo me. Fateci sapere se volete vedere altri video assaggio, perché appunto io comprerò tante cose diverse appunto per assaggiarle. Vabbè che ve le faccio vedere su Instagram, però è più carino farle vedere nei dettagli. Direi poi di in sì. Compagnia è anche più carino secondo me. Direi di sì. Vi mandiamo un bacione, vi aspettiamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao.